È avviata. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Per questo contenuto extra di Pensieri Radioattivi, sono Sara Pollice per le Funambole Radioattive. Con me oggi c'è Elena Consiglio. Ciao Elena. Ciao, ciao. Dunque, noi oggi parliamo con lei perché è membra del Comitato Verità e Giustizia per la strage di Sant'Anna. L'avevamo preannunciato, avevamo detto che saremmo tornati sul tema delle carceri e ci torniamo parlando con lei proprio a proposito di un dossier che è uscito nel marzo 2021 e parla proprio di ciò che è successo invece nel marzo 2020, quindi un anno prima, nelle carceri italiane all'alba del DPCM dell'8 marzo. Come vi ricorderete, è stata appunto consumata una strage, sono state uccise 13 persone e 9 delle quali nel carcere di Modena, appunto Sant'Anna. Si è formato questo comitato e poi appunto Elena adesso ce ne parlerà. Naturalmente, vogliamo dare subito, diciamo, un dato sulle origini della rivolta, anche qui c'è stata molta confusione, e nel dossier si evince benissimo che appunto le rivolte sono state causate dal fatto che erano diffuse le notizie dei contagi, quindi la sensazione era proprio quella di essere in trappola in queste istituzioni così totalizzanti, così chiuse. E quindi diciamo in qualche modo ci si è provati a ribellare a questo stato di cose. Poi chiaramente c'è stato anche l'elemento della mancanza di visite, dell'impossibilità appunto di avere un contatto con l'esterno, questo sicuramente, però adesso magari Elena ci spieghi meglio. Diciamo, l'origine è stata principalmente questa, che si è andata ad innestare su una situazione già molto pesante, già molto grave. Quindi, diciamo, voi avete assistito come città no, a questa cosa e poi quindi avete dato vita a questo comitato che raccoglie una grande varietà di soggetti. E ce ne vuoi parlare? Ok, allora intanto volevo sì, precisare, il mio cognome è Valentini, faccio parte del consiglio, A però io posto. mi chiamo Elena Valentini e faccio parte fra le altre associazioni anche del Consiglio Popolare, per cui io mi presento spesso come Elena del Consiglio Popolare. L'avevo dato per scontato e non te l'ho chiesto, scusami. Sì, ma è un dettaglio. Invece la cosa importante è quella che stavi dicendo tu. Come si è sviluppata una strage di questo tipo che non ha precedenti, ma nemmeno in Europa, bisogna andare in Nicaragua o nei paesi a forte dittatura per vedere situazioni simili. E queste parole non le dico solo io, le ho sentite da dei giuristi che sono rimasti spiazzati davanti a un procedimento, perché non è stato semplicemente il momento in cui sono morte le persone e non sono state aiutate quelle che avevano bisogno di essere salvate, e alcuni sono stati proprio uccisi a botte. E quindi insomma, diciamo che perlomeno per quello che una persona da fuori può sapere o non sapere, o anche solo immaginare, il punto primo è che quelle persone erano nelle mani dello Stato. E quindi le persone, gli impiegati dello Stato, che in questo caso erano i poliziotti, oppure erano anche infermieri, dottori che erano comunque stati chiamati, hanno una bella responsabilità. E il silenzio che hanno creato intorno non è stato sufficiente a non creare curiosità.
Il clima in cui è scaturita questa strage, noi la chiamiamo così perché altro non è, era un clima molto particolare. L'8 marzo è stato il primo giorno di lockdown, in cui le persone si sono, i cittadini, i non cittadini, si sono trovate di fronte alla parola diktat state in casa. Quindi il clima generale che si era creato era quello di grandissimo sgomento. Pensate che Modena è una città iperproduttiva, cioè per noi lo stare in casa voleva dire essere dei pelandroni, dei polentoni, era una connotazione molto negativa per noi stare in casa, voleva dire o che sei un disoccupato e quindi non ti sei dato abbastanza da fare per cercare lavoro. Questo vi sto parlando un po' della mentalità modenese, oppure se sei in casa vuol dire che stai sottraendo la tua forza al lavoro. E quindi c'era anche proprio uno sgomento di base sulla cultura generale che domina questa città. E quindi le persone erano molto chiuse in se stesse nello sgomento e nell'incertezza. Contemporaneamente ci avevano già cominciato a ventilare da poche ore, da una manciata di giornate, che avremmo dovuto cominciare a essere meno presenti, cioè non, a evitare affollamenti, però da lì ad arrivare a dire che dovevamo stare in casa chiusi dentro, il passo è veramente grosso, insomma. Per cui immaginate quelli che erano in carcere, quelli a cui hanno detto all'improvviso che le visite erano sospese. Questi carcerati che non avevano nessuna tutela, avevano solo l'idea di essere abbandonati a se stessi, sia perché anche loro erano sgomenti come noi, e sia perché avevano una sfilza di questioni oggettive che già da molto tempo bruciavano. Il carcere dovrebbe tenere 369 posti, i detenuti erano 546 e il personale del carcere, quindi la polizia penitenziaria, erano sotto, adesso non mi ricordo, sotto numero, insomma, erano in pochi rispetto a quello che avrebbero dovuto essere. Credo che mancassero 15 o 20 unità, insomma, molto vistoso per chi lavora lì dentro. E ovviamente, per quanto questo non sia un dato che di primo acchito noi possa magari anche farci piacere, ma si traduce in grosso nervosismo da parte dei poliziotti presenti, e quindi il nervosismo si traduce in repressione, in comportamenti che aumentano il disagio dei detenuti, e quindi la situazione peggiora. E in questo quadro di paura proprio di prendere la malattia, perché all'inizio, se ben ricordate, si trattava di morte, cioè tu prendevi il Covid e molto probabilmente morivi, e male anche, morivi da solo, morivi asfissiato, cioè questa malattia ha fatto tanta, tanta paura e ha fatto anche tanti, tanti morti. E quindi chi era in carcere si sentiva allo sbaraglio, lasciato a se stesso di fronte a una malattia mortifera. E allo stesso tempo, quando avrebbe avuto bisogno di un supporto emotivo da parte delle persone a cui voleva bene, gli hanno detto che non le avrebbero più potute vedere. E quindi lo sgomento non poteva che aumentare. Da lì a rivoltarsi, il passo è molto breve. E quindi avete, cioè nel dossier, diciamo,
C'è anche molto questo coinvolgimento emotivo perché è fatto di tantissime testimonianze, cioè voi avete raccolto le testimonianze dei familiari che si sono radunati sotto il carcere, che sono stati, diciamo, chiamati da questa colonna di fumo che si alzava, no, dagli edifici all'interno. E quindi leggendolo, diciamo, non si fa fatica a capire perché poi si sia formato un comitato, ci sia stata comunque la necessità da parte dei familiari di avere dei punti di riferimento che erano totalmente assenti dal punto di vista istituzionale e che quindi a livello cittadino, diciamo, sono stati incarnati questi punti di riferimento dalle soggettività politicizzate fondamentalmente. Quindi in un certo senso vi siete fatti carico e fatte carico di un'assenza proprio completamente, cioè totale dal punto di vista delle istituzioni, quindi proprio di cosa era successo, proprio domande, no, come dire, vitali per i familiari che avevano assistito a tutto questo. Sì, e non guarda, ti dirò, la cosa peggiore non è stato tanto il silenzio che poi è calato, molto, molto pesante, un silenzio pesantissimo, però almeno fosse stato proprio del tutto silenzio. In realtà qualche cosa è venuto fuori. E quello che è venuto fuori è stato ancora peggio del silenzio stesso. Le uniche parole da parte delle istituzioni sono venute dal sindaco, il quale il giorno dopo si è complimentato per il lavoro della polizia penitenziaria. Non ha fatto l'operazione proprio minima di base di esprimere cordoglio o condoglianze per le famiglie di chi è morto. La sua preoccupazione è stata quella di applaudire a chi ha operato. E quindi dicendo praticamente ai cittadini che tutto era andato bene, che la rivolta era sedata, che questi delinquenti avevano messo sotto sopra tutto il carcere, l'avevano devastato, il carcere è pagato dalle tasse dei cittadini, e quindi questo era. Le poche cose che sono uscite erano che tutti i morti erano morti a causa di overdose, perché avevano assaltato la farmacia e che quindi insomma non ci si doveva preoccupare per gentaglia del genere, insomma hanno distrutto il cuore della città, hanno distrutto un oggetto della città. E questo era l'unica notizia che usciva dalle istituzioni, che è uscita dai giornali, rivolta al carcere di Sant'Anna, 9 morti per overdose e il carcere è devastato. Questo era ciò che sapevano i cittadini, tanto che io quando sono riuscita a parlare con una collega che non è implicata in nessun gruppo politico, ma è una semplice cittadina abbastanza attenta un po' a quello che succede, le ho detto: ma sai, è successa questa cosa, è terribile. Lei mi ha detto: beh, saranno in carcere, qualcosa avranno fatto. Questa era una frase che poi ha serpeggiato, ecco. Quindi l'altro elemento era questo silenzio, questa impossibilità di andare a capire cosa fosse successo là dentro. Ovviamente noi, Consiglio Popolare, e adesso ti parlo un attimo del Consiglio Popolare per dirti un po' da dove è scaturito il comitato. Esisteva già a Modena un'unione di cittadini che già da tempo si trovavano sotto il Consiglio Comunale al giovedì, una volta al mese, per parlare in piazza di quello che erano i problemi reali della città, mentre dal Consiglio Comunale venivano cose che non ci riguardavano. Noi avevamo delle istanze molto pesanti, come il sciopero di Italpizza, come le
gli sgomberi delle soluzioni abitative trovate al di fuori delle istituzioni. E avevamo molto, molto da dire, la devastazione ambientale che continua imperterrita con lo slogan di la nostra città è a consumo suolo zero. E poi intanto stendono cemento dovunque, tagliano alberi come se fossero, non so, susine. E quindi, insomma, c'era già da parte dei cittadini più attenti l'esigenza di parlare di cose che per noi erano importanti e che comunque non venivano considerate dal Consiglio Comunale. Per cui il Consiglio Popolare era un'unione di tante anime, molto miste, cittadine, soprattutto anime inquiete, quelle che non è che leggano le notizie e dicono: ah sì, è a posto. Leggono molto le notizie, stanno molto attenti e cercano di capire cosa funziona e cosa no. Ok, quindi questo era il quadro. Da lì, dal Consiglio Popolare, dopo questi 9 morti e coperti da silenzio, abbiamo cominciato a unirci, a darci da fare, a cercare di parlare con tutti quelli che potevano darci informazioni, compreso il cappellano, compresi chiunque si parasse là dentro per qualsiasi ragione, parlando con i familiari. Abbiamo cercato anche di essere un punto di riferimento per loro, perché erano in condizioni terribili, non sapevano niente dei loro cari, non sapevano se erano morti, perché sapevano che gente era morta, ma non sapevano chi. I nomi delle persone morte sono venuti fuori dopo mesi. Non si sapeva il nome e anche il numero. Non si sapeva se il numero complessivo erano 13 o 14. Per non parlare di come poi in seguito abbiamo trovato le tombe, siamo andati a vedere dove erano stati sepolti, non vi dico come erano messe quelle tombe. Tutto intorno a loro parlava di persone viste come sacchi di immondizia, ma non si può tollerare una cosa così, sono persone. E non solo sono persone prevalentemente sfigate. Non ci sono dei ricchi in galera, non ci sono neanche in quell'ala nefasta, non c'erano italiani se non Piscitelli. Erano persone incarcerate anche perché avevano rubato per mangiare, o perché avevano incontrato come unica soluzione per portare a casa il cibo quella di spacciare droga. Quindi il carcere, diciamo che si è presentato in questa situazione con tutta la sua nudità e con tutta la sua crudeltà. Quell'episodio ha portato a galla una marea di cose che riguardano il carcere, l'ingiustizia sociale, il fatto che chi delinque e che commette le stragi non è mai lì. E lì ci sono gli extracomunitari, quelli che sono arrivati in condizioni disperate e in condizioni disperate hanno continuato la loro vita. Lì c'è il fatto che non c'è cura, rispetto anche alla nostra parte sbagliata, no? Un cittadino che pensa che il carcere sia una questione da evitare, perché tanto lì dentro chi c'è è giusto che ci sia, non fa il passaggio di dire: è sbagliata la società? Cioè, come mai soltanto un tipo di persone vanno lì dentro? E che cosa si crea intorno a queste persone? Il carcere doveva essere, secondo
le istituzioni o quello che ci hanno detto doveva essere rieducativo. Come fa a essere rieducativo quando vede le persone come dei cenci? E quindi questa intanto ha tirato fuori qualcosa di molto grosso, come dire, il tonfo ha fatto rivenire su le fogne, insomma. E, per cui, da, diciamo, grosso modo, quando siamo riusciti a ricucire le prime verità che abbiamo portato in piazza in ottobre, abbiamo spezzato il silenzio in ottobre come Consiglio Popolare, poi è nato il Comitato Verità e Giustizia. Ecco, da quando abbiamo cominciato a rompere questo silenzio, come uno Shanghai, hanno cominciato a parlare in tanti, ad occuparsi in tanti di questa situazione. Non in abbastanza, perché è della settimana scorsa la notizia che le morti sono state archiviate, che tutto il lavoro che era iniziato è finito. L'unico procedimento che sta andando avanti è quello di Piscitelli, perché è stato proprio alla luce del sole che lui non era morto semplicemente per overdose, ma era morto di qualcos'altro, e quindi lì bisogna indagare. Quello è venuto fuori. Per gli altri c'è stato tanto tanto silenzio, tanto tanto, tanto insabbiamento. È abbastanza sconcertante. Io all'inizio di questo video ho detto 13 persone uccise, e credo ancora che questa sia stata una strage di Stato, anche se poi la giustizia non, diciamo, non ci restituisce questa parte della verità, no? Anzi, come dire, come dici tu, considera la maggioranza delle persone che sono state vittime di questo, come chiamarlo, di queste operazioni, come delle persone predestinate in qualche modo. Io penso che il fallimento di una società si misuri proprio con questo, no? Cioè, quando ci sono delle persone che si considerano dall'inizio, da quando sono nate o comunque da quando vengono prese in considerazione dalla società alla loro morte, come delle persone che possono, che hanno già un destino segnato, perché appartengono appunto ad una categoria, per esempio razzializzata, o comunque vengono considerati inferiori in qualche modo in una gerarchia sociale, no, che vede al vertice i maschi bianchi, no, ricchi, eterosessuali, eccetera, eccetera. Quindi penso che effettivamente quello che ci hai raccontato debba in qualche modo lasciare proprio una traccia, no? Cioè, bisogna proprio che ci mettiamo a ragionare costantemente su questi temi, e mi sembra che il Comitato sia un bel segnale da questo punto di vista. Oltre a questo, poi ti volevo chiedere, Elena, se potevi in qualche modo parlarci di come il Comitato e l'origine nel Consiglio Popolare un po' ce lo suggerisce, però diciamo, se ce lo potevi così raccontare meglio, come il Comitato si sia poi raccordato nelle sue azioni a tutta un'altra serie di cose che succedeva nella città di Modena, e che, diciamo, nel dossier viene messo in evidenza come un parallelo, no, di quello che succedeva dentro il carcere, o comunque intorno al carcere, intorno alla strage di Sant'Anna, e invece quello che succedeva nelle città. Tu hai nominato Italpizza, che comunque è stata diciamo una vertenza, ma anche proprio una lotta molto molto importante all'interno della città di Modena, ma che anche qui, insomma, ha sì, riguardato, cioè io la conosco perché penso, no, alla mia bolla, penso a quello che in qualche modo mi arriva, però
non è che abbia avuto, no, una grande eco. Quindi mettere insieme questi due aspetti, secondo me, è stato molto importante nel dossier ed è quello che in qualche modo proprio mi ha attirato e mi ha fatto capire che forse è possibile proprio aprire anche una strada da questo punto di vista, cioè di collegamento tra le lotte. Certo, infatti questa era, grazie per avermi fatto questa domanda, perché questo è il messaggio che io ci tengo assolutamente a dare. Perché la cosa più importante è quella che le persone sappiano che qualcosa si può fare, che quando arrivano queste notizie che ti devastano, non devi mai pensare di non farcela. La cosa vincente sono comunque i gruppi, raggrupparsi, trovare persone e fare anche lo sforzo di andare oltre le diversità di interpretazione, perché al nostro interno ci sono interpretazioni diverse, chiaramente a volte creano qualche disagio, ma il nostro obiettivo è molto, molto forte e quindi lo perseguiamo. La prima cosa che abbiamo pensato di fare è stato creare un dossier dove veniva segnato mese per mese tutto quello che è successo nel corso di un anno intero, quindi a partire dall'8 marzo 2020 fino all'8 marzo di quest'anno, che non è finito perché continuamente lo aggiorniamo, visto che non gli diamo tregua, siamo permanentemente su campo. Ieri c'è stato un altro incontro in uno spazio cittadino culturale molto frequentato e c'è stato un bellissimo incontro con 8 relatori, di cui 2 avvocati che hanno seguito la pratica e 2 rappresentanti di Antigone e volontari che erano stati dentro il carcere, tutte persone che comunque hanno fatto dei pezzi, insieme a noi, in pezzi di strada per addivenire a un'oggettività da mostrare alla cittadinanza, ma a tutta, non solo i modenesi, ma a tutta Italia, perché ha riguardato tutti, che cosa è avvenuto. Allora, questo dossier ha la particolarità di non essere soltanto una telecronaca di tutto quello che siamo riusciti a raffazzonare, insomma, la stampa ufficiale diceva ben poco, quindi le uniche voci inizialmente erano quelle che venivano dalle reti dei compagni, delle persone, dalle anime inquiete, ecco, io le chiamo così. Quelli che comunque il naso lo ficcano anche se ti dicono stai zitto, non stai fuori. Questo dossier porta un po' la firma di chi l'ha creato. Noi ci trovavamo all'interno dello spazio del Sicobas. Tenete conto che non era possibile trovarsi fisicamente per tanta parte di questo anno. E quindi molto spesso ci trovavamo online. Quando si è potuto, ci siamo incontrati nella sede dei Sicobas. E questo ha determinato una specificità di questo dossier, perché non solo, vi dicevo, abbiamo parlato della cronologia dei fatti, ma anche della cronologia di ciò che respiravamo intorno a noi. Perché quello che è successo a Modena aveva a che fare con un contorno sociale e politico. E quindi la struttura stessa del dossier è fatta in questo modo, mese per mese, poi testimonianze varie, dove ci sono tantissime anime, anche i notav, per dire, attraverso la voce di Nicoletta Dosio, che il carcere lo ha vissuto da vicino e lo ha analizzato come pochi sanno fare. Hanno partecipato anche ACAD di Milano, l'Associazione contro gli abusi in divisa, il Forum delle droghe, la Rete italiana per la riduzione del danno, l'Associazione Jaira, il Consiglio popolare di Modena, i Sicobasi senza quartiere,
più tutti i gruppi politici di Modena, quelli più fuori dalle istituzioni, perché quelli delle istituzioni erano blindati, diciamocelo. Ecco, quindi era composto di una cronologia di fatti, dei focus su alcune testimonianze, poi anche interviste alle famiglie e una voce che si ripete, che è intanto a Modena. Intanto a Modena sono successe cose degne di nota. Scioperi innanzitutto ad Alcaruno, a Italpizza, a Bellentani, al Salumificio Gigi, a Emilceramica. In tantissimi posti di lavoro ci sono stati degli scioperi molto decisi. E la particolarità di questi scioperi era la repressione che è intervenuta molto forte. Il 3 di ottobre, a Modena abbiamo fatto una manifestazione nazionale sulla repressione. Perché l'abbiamo fatta qua a Modena? Perché qui a Modena si sente tantissimo, è molto forte. Condividiamo con Torino questo aspetto che magari in altre città non riescono a comprendere. Mentre su Torino si esplicita particolarmente in Valsusa attraverso una repressione che è molto palese, è proprio fatta di fili di ferro, di cantieri blindati da polizia schierata e dalla repressione di un'intera popolazione, ma repressione tosta con minacce, con perdite di lavoro da parte dei giovani, non voglio aprire un file sulla Valsusa perché sennò stiamo qua una vita. A Modena invece si esplicita in un modo molto più in sordina, molto più subdolo, e si esplicita in questo modo. Gli operai che fanno scioperi e si rivoltano hanno delle denunce. E quindi si trovano la Digos in casa la mattina, per non parlare dei sindacalisti, praticamente quasi tutti i sindacati di base, dei SICOBAS, pieni di denunce. Il tutto nella città più vetrina che si possa immaginare, una città che se tu la vieni a vedere è bellissima. Non vedi un povero in centro, perché ovviamente sono stati sbattuti fuori dal centro, non è che non esistano più, anzi si moltiplicano, ma non si possono vedere. Ecco, quindi questo incipit di intanto a Modena serviva un po' a fare capire in che clima sociale può uscire una cosa del genere. Se noi pensiamo a com'era. Anche solamente rimaniamo a Modena, la città di Modena negli anni 70. Una cosa così non avrebbe potuto succedere, perché avrebbe incontrato lo scudo di tanta parte della città. Non sarebbe bastato nemmeno il Covid, no? Non credo che ci avrebbe fermato. Oggi ci ferma qualsiasi cosa. La società modenese è profondamente trasformata in un senso molto angosciante, molto, molto isolante. Ogni persona è chiusa dentro alle proprie angosce che riescono ad ovviarsi con una passeggiata in centro, uno sconto. In un grande supermercato, la vetrina che ti dice: guarda, un giorno se lavori molto potrai avere questa scarpa, eccetera, eccetera. Diciamo, tutti questi temi, queste riflessioni che tu hai aperto, noi abbiamo cercato anche di tirarle fuori man mano con una serie di incontri, interviste, durante questo anno.
come radioattive siamo nate proprio durante il lockdown, il 7 aprile del 2020, e quindi ci siamo date subito da fare proprio per dare voce a quello che non usciva fuori, in un silenzio poi generale, diciamo, rispetto a tutto quello che non era Covid, non era malattia, non era previsione, non era, insomma, proprio afferente alle tematiche del Covid. Quindi è stato proprio contro, cioè contro, per cercare di creare qualcosa di diverso, di aggregante, di, come dici tu, fare gruppo, no? Cioè questa è una cosa che secondo me è uno dei messaggi che forse appunto questo essere costretti a stare a casa, a stare isolati, ci può consegnare. La lezione di imparare a non essere da soli, ad allearsi e a costruire insieme dei percorsi che niente hanno a che fare con dei prodotti culturali o cose appunto chiuse, vendibili, diciamo in qualche modo, ma invece ha a che fare con la costruzione di una coscienza, di una consapevolezza sociale su quello che ci sta succedendo. Quindi Elena, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e ricordo a chi ci sta ascoltando, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, che questo contenuto, come tutti gli altri, sarà disponibile sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook delle Funambole. E quindi vi diciamo, fondamentalmente vi auguro una buona estate perché le funambole poi finiranno, diciamo, il loro lavoro e ci rivedremo a settembre. Elena, ti ringrazio tantissimo e insomma, magari Grazie ci aggiorniamo. a te. Ok, e spero anche di vedervi dal vivo al più presto perché dobbiamo fare rete, ma non da lontano, col corpo, Col corpo. trovarci da Sono pienamente vicino. d'accordo. Verremo, verremo a Roma. Dai, sì, assolutamente. E, devi chiudere tu perché hai iniziato a registrare. Certo. Ok. Ok, Ciao. grazie. Ciao.